E ora, caro Mike, andiamo in Pennsylvania dove incontriamo Melissa Cannavo Marino che conduce ben due trasmissioni radiofoniche in italiano. Ciao Melissa! Ciao Mike, ciao Luigi e ciao a tutti gli amici di Patrimonio Italiano. Melissa, in quale città ti trovi esattamente? Si chiama Gettysburg. Diciamo, qui si è svolta una battaglia molto importante nella guerra civile nel 1863, se mi ricordo bene la storia, però ci abito da poco, ci siamo trasferiti a novembre. Prima dov'eri? Delaware. Nella città di Wilmington. Melissa, tu hai origini italiane, Sì, giusto? mi chiamo di cognome Cannavò, è un cognome siciliano. Torni spesso in Sicilia? Sì, ma tante volte, sin da piccola, perché lì abbiamo tanta famiglia. Melissa, e tu conduci due trasmissioni radiofoniche italiane. Ce ne parli un po'? Sì, allora, diciamo. Il primo si chiama Mattinata Musicale, che si può sentire ogni domenica mattina alle 8 sulla frequenza, si chiama AM qui in America, Delaware's News Radio 1450, ma si trova sempre su podcast sul sito di News Radio. Nel frattempo, in quei anni, c'era un'altra stazione a New Jersey, la città si chiama Vineland, che per anni mi chiedevano di fare un programma lì. È diventato invece di mattinata musicale, abbiamo fatto un formato un po' più diverso e si chiamava Viaggio Musicale. Melissa, sappiamo che tu sei un membro attivo della comunità italiana nei tre stati. Ci racconti un po' la tua attività? Allora, faccio parte di un gruppo che fa anche il sponsor di Viaggio Musicale, che si chiama l'Associazione Regionale Abruzzese Delco. Anche se sono siciliana, ho vissuto tanti anni vicino a Abruzzo, perché veramente ero sempre a Roma, in quella provincia. E quindi prima di Covid, adesso che Covid piano piano sta passando, speriamo, faremo tante altre cose. È un gruppo che fa tanti, diciamo, progetti diversi. A giugno hanno un festival grandissimo, un festival italiano, che si svolge a Media PA, e un anno mi ricordo c'erano almeno 10.000 persone, quindi è un evento molto importante, e con questi soldi aiutano la comunità italiana. Ciao Melissa, grazie mille per essere stata qui con noi e lasciaci un tuo personale saluto. Va bene, allora a tutti gli ascoltatori di Viaggio Musicale, di Mattinata Musicale, e anche gli spettatori di Patrimonio Italiano, che grazie a tutti voi possiamo andare avanti, possiamo festeggiare e celebrare, diciamo, il nostro amore per l'Italia, per tutte le cose italiane. Senza di voi veramente non esistiamo. Siete voi che ci guardate, siete voi che ci ascoltate, quindi grazie, grazie veramente dal cuore.